Mancano pochi giorni alla raccolta delle olive delle campagne senesi e toscane. Per i produttori è tempo di previsioni, ma ogni aspettativa sulla campagna olivicola 2016 è per adesso azzardata. Le speranze sono molte, anche se difficilmente sarà ripetibile l'eccezionale raccolta dello scorso anno, così come sembra scongiurata la terribile annata 2014. Ad incidere sulla raccolta torna la minaccia della mosca olearia. Ogni previsione è, diciamo, azzardata, nel senso che le speranze sono tante, cioè che sicuramente non sarà un'annata ottima come l'anno scorso, non sarà nemmeno un'annata tremenda come il 2014. Vediamo un attimo, perché il discorso della mosca indubbiamente ha colpito. L'altra minaccia per i produttori di olio si cela dietro la contraffazione. Un efficace rimedio potrebbe essere l'educazione alimentare, che permetterebbe al consumatore di fare ogni valutazione su qualità e prezzo nella grande e piccola distribuzione. Cioè, quello che manca molto è il fatto di capire perché pago una certa cifra a un certo tipo di prodotto e perché un altro prodotto lo pago un'altra cifra. Poi a me consumatore è rimessa la decisione di quale tipo di prodotto io o voglio o posso. Dovrebbe essere consentito al consumatore capire, al di là dell'etichetta che deve essere chiara, sulla quale si sta lavorando sempre di più per dare informazioni aggiuntive, ma bisognerebbe capire perché quel tipo di prodotto può avere un certo prezzo e perché un altro tipo di prodotto ne ha un altro. Poter tracciare l'olio dall'uscita dal frantoio al ritorno in azienda per tutelare il consumatore. Con questo obiettivo sono nati i registri dematerializzati dell'olio, che sono andati a sostituire quelli cartacei. Il provvedimento è entrato in vigore nel 2015, ma dopo un periodo di rodaggio, quest'anno è entrato in vigore a tutti gli effetti. Tutti i produttori sono dunque obbligati a tenere i registri dematerializzati dell'olio, ma con alcune eccezioni. Principalmente sono tre categorie. Sarebbero chi fa olio esclusivamente per autoconsumo, quindi non fa vendite, coloro che invece producono tutto l'olio e lo impiegano per la preparazione dei pasti all'interno della propria struttura, altri turismi eccetera, e per quelle aziende invece che portano le olive al frantoio e ritirano l'olio ma già confezionato, cioè il frantoio glielo consegna già confezionato. Quindi, in questo caso l'olio esce dal frantoio già con etichetta e quindi con lotto di confezionamento, e pertanto la tracciabilità è esatta. All'interno dell'autoconsumo ci può essere un distinguo, cioè sulle società. Chiaramente le società non fanno autoconsumo in quanto personalità giuridica rispetto ai soci che fanno in effetti autoconsumo. Pertanto anche le società, tutte le società devono tenere il registro. Per tutte le informazioni a riguardo, porte aperte all'Unione Provinciale Agricoltori di Siena.